Ragazze, ciao ragazzi, benvenute in questo nuovo video della nuova rubrica sulla scia, diciamo, di Desperate Housewives, cioè casalinghe disperate. Non so bene ancora come chiamerò questa nuova rubrica, se avete idee scrivetemele sotto nei commenti. Questo primo video parlerà di convivenza, ovviamente, come la rubrica anche, parlerà di convivenza, anche se il titolo non lo so ancora. Spero vi interessi questo genere di video, ditemelo. Questo primo video lo chiamerò Cose che capitano, con tanti punti esclamativi e un punto interrogativo. Allora, adesso vi dirò un po' di cose che capitano a me nella mia vita quotidiana e poi mi piacerebbe sapere se capitano anche a voi, se non sono l'unica a cui capitano queste cose. Iniziamo. Le ho scritte perché sennò parlo a raffica e vi annoio sicuramente. Allora, ditemi se capita solo a me che quando cucino il mio compagno non è mai in anticipo, non arriva mai quando deve arrivare. Adesso ve la spiego. Allora, il mio compagno lavora di solito fino alle 6. Io alle 5 e mezza faccio il sugo e la pasta la facciamo alle 7. Però, quando mi metto magari a cucinare o faccio la pizza o faccio comunque la pasta e lui magari arriva alle 8, ma non lo so, lui arriva o arriva in anticipo, io non lo so. E quando arriva in anticipo, magari io sto ancora cucinando, lui si avvicina al gas dove ci sono tutte le padelle, le pentole con il cibo che sta cuocendo e apre tutti i coperchi, annusa, vuole vedere cosa sto cucinando e non mi fa molto piacere, diciamo, perché poi inizia ad assaggiare con le dita magari sporche ancora di formaggio, visto che lavora nel formaggio, il mio compagno. Ditemi se succede anche a voi questa cosa. I vostri compagni, i vostri fidanzati arrivano in anticipo senza dirvelo e si avvicinano all'angolo cottura, diciamo, dove voi cucinate e assaggiano i piatti con le dita sporche? Non è una cosa che amo molto, direi no, per niente. Seconda cosa, molte volte mi è capitato che il mio compagno, mio marito, arrivasse magari in ritardo, io avevo già tutto pronto e diventa, soprattutto la pasta diventa scotta dopo un po', praticamente diventa appiccicosa, diventa una colla, tutta incollata. Lui arriva e mi dice: "Amo, guarda che sono arrivato." E io pensavo magari arrivasse prima, tipo vi faccio un esempio pratico. È arrivato una sera alle 8 e io alle 7 avevo già cucinato. È arrivato e mi ha detto: "È pronto?" Sì, ma la pasta era già diventata un tutt'uno. Era dura che se gliela lanciavi addosso a qualcuno gli facevi male e poi si è arrabbiato perché mi ha detto: "Ma no, ma lo sapevi che arrivavo a quest'ora, perché hai cucinato un'ora prima?" Mi dà anche la colpa. Vabbè, ditemi che non sono l'unica. Poi, quando tu cucini presto, lui arriva tardi, esattamente quello che vi ho appena detto. Poi, seconda, anzi, terza cosa che a me dà abbastanza fastidio, ditemi se capita anche a voi, io abitando in un condominio ho diversi vicini di casa. E una famiglia è abbastanza tranquilla, sono in due, hanno un bambino e va bene, non urlano, non fanno molto casino, almeno non si sentono quasi mai. Ma ci sono dei vicini, una ha due o tre gatti in casa, sempre portali fuori, dagli da mangiare, apre la porta, chiudi, esci, entra, quindi fa rumore, non troppo, ma dà un po' fastidio. Poi ci sono due famiglie, credo. Sì, se non sbaglio, forse sì, che hanno dei bambini piccoli, di 1 o 2 anni, e loro urlano, i bambini urlano, piangono. Poi magari i genitori che sono stufi di sentirli piangere urlano anche loro, gli alzano magari le mani, io non lo so perché non vivendo vicino, non vivendo con loro, non lo so, però li sento comunque urlare. Sbraitano sia i genitori che i figli, quindi a tutte le ore del giorno e della notte i bambini che urlano non è una gran cosa. Poi magari ci sono i vicini sopra di noi molte volte, che sembra che spostino i mobili alle 10 del mattino, alle 10 di sera, fanno un casino pazzesco, veramente sembra che traslochino, quindi non sono cose molto piacevoli, soprattutto quando dormi o quando ti svegli alle 8 del mattino. Poi, altra cosa bruttissima, allora io premetto che odio tutti i tipi di insetti, soprattutto le api, le vespe, i ragni e i serpenti. Però in campagna, io abito in un paesino di campagna, abbastanza conosciuto, ma neanche troppo, diciamo, per chi non è del Piemonte. Vabbè, non divaghiamo. Ci sono troppi insetti, soprattutto nelle case di campagna, soprattutto in campagna in generale,
Per me, almeno per quello che mi riguarda, ci sono troppi insetti. Poi voi magari, o molti di voi abitano in città, quindi gli insetti li vedono poco, beati voi, però le mosche, le cavallette, le cimici e via dicendo, sono insetti che odio proprio, che mi fanno schifo. Poi le cimici puzzano quando vengono schiacciate, quindi veramente mamma che schifo. Ribrezzo mi fanno certi insetti. Poi c'è il vicino che ha i serpenti. E quindi, mamma mia, mi fa paura. Ci sono certi ragni anche in campagna. Fanno i nidi dei ragni grossi, ma grossi. Mi sa che sono aracnofobica perché ho una paura. Poi ci sono le api, le vespe che fanno i nidi, i calabroni con un pungiglione lungo, non lo so, 1 metro, credo. Mi fanno paura comunque. Ditemi se succedono anche a voi queste cose. Una cosa che non mi piace molto è che quando cammino, quando faccio una corsa pomeridiana per il mio paese, in giro per il mio paese, quando trovo dei marciapiedi, perché ce ne sono pochi, purtroppo, comunque quando vado a correre con la musica, o anche senza musica, soprattutto senza musica, si sente sempre o molto spesso in quasi tutte le case uno o due cani che abbaiano appena passo davanti al cortile. È una cosa che mi dà un fastidio. Ok, i cani non possono recitare le poesie o non possono cantare, va bene, possono solo abbaiare, lasciamoli abbaiare, non ho niente contro, adoro i cani, lo dico sempre, però proprio quando passo io devi abbaiare, cioè sembra che lo fanno apposta, sembra che, vabbè che devono fare la guardia, ma sembra che passo io e dopo mezzo secondo, un fastidio, poi magari con la musica non mi rendo conto che abbaiano a me che sono passata, quindi mi fa quasi paura, oddio chi è? Una cosa veramente, aiuto, ditemi che capita anche a voi, che non sono l'unica a sentirsi una pazza, a correre con il cane che urla, che abbaia e tu ti prendi un coccolone perché con la musica magari non ti accorgi che è un cane che abbaia, è bruttissimo come sensazione, è veramente bruttissima. Ultima cosa per questo primo video di Casalinghe Disperate, diciamo. Allora, sì, molte volte io cerco di fare una lista, diciamo, una tabella dove scrivo giorno per giorno quello che cucino, così da non fare tutti i giorni le stesse cose, ma molte volte riesco a fare tutta una settimana cose diverse per tutta una settimana e pochissime volte riesco a fare cose diverse per tutta la settimana, praticamente. Capita molto raramente, diciamo, più che molto spesso, perché magari un giorno facciamo la pasta con gli asparagi, poi la pasta con i broccoli, la pasta con la panna e il salmone, la pasta col salmone e basta, la pasta con la panna senza salmone, la pasta col tonno, la pasta con il ragù alla bolognese, la pasta col pesto, o magari un giorno fai l'insalata, un giorno fai il pollo, però la sera devi fare anche qualcosa, non puoi mangiare pollo tutto sia a pranzo che a cena, quindi bisogna variare, ma non sempre riesco. Però mi piacerebbe essere più organizzata, soprattutto su questo fatto, su questo argomento e diciamo riuscire meglio a organizzarmi e riuscire tutti i giorni, sia a pranzo che a cena, a variare, ma non sempre riesco. Ultima cosa che voglio dirvi, sempre riguardo al variare i cibi in settimana, mi piacerebbe, se non riesco a variare pranzo e cena del lunedì, magari variare lunedì sia a pranzo che a cena faccio una cosa, martedì pranzo e cena ne faccio un'altra, mercoledì ne faccio un'altra pranzo e cena e poi giovedì ne faccio un'altra. Non so se avete capito, un esempio. Lunedì faccio magari pasta con gli asparagi a pranzo, a cena e poi a cena per il giorno dopo perché Dino va a lavorare, il mio compagno va a lavorare. Alla sera cuciniamo sia per noi per mangio cena che poi il giorno dopo per me per pranzo e per il mio compagno. Quindi alla sera magari mangiamo la pasta del pranzo, tipo lunedì a pranzo abbiamo fatto la pasta con gli asparagi, alla sera mangiamo da cena pasta con gli asparagi. Però per il giorno dopo dobbiamo cucinare qualcosa e cambiamo. Non facciamo più pasta con gli asparagi, magari facciamo un'insalata o facciamo il riso, anche se al mio compagno il riso non piace. Comunque mi piacerebbe variare di più durante la settimana. Questo è il mio primo video. Queste sono le cose che volevo dirvi in questo video. Spero vi piaccia l'argomento, diciamo, gli argomenti di casa, mi piace un sacco a me parlare di cose di casa, pulizie, organizzazione, convivenza in generale, convivenza a 360 gradi. Spero vi piaccia anche a voi questo genere di video, ditemelo, fatemelo sapere. Ciao!
Ciao, vi bacio tutti e a presto. Scusate se balbetto.